Un cordiale buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio San Nicola di Bari. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Paolo Rinaldi e di Mauro Leonardo sono pronti a raccontarvi, di Mauro Lorenzo, sono pronti a raccontarvi questa sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Italia-Malta, sono stati giorni complicati, giorni difficili, inutili girarci attorno, sono stati giorni appunto che hanno preceduto questa vigilia in cui Luciano Spalletti ha dovuto fare anche delle scelte molto dolorose ma evidentemente utili a quei calciatori che sono rimasti, a quanto pare, con tutte le cautele del caso, invischiati in una brutta vicenda, ma insomma ci saranno gli organi competenti a dover decidere. Noi non abbiamo questa possibilità e tantomeno ci sentiamo di dare giudizi morali su quanto accaduto, lasciamo lavorare chi deve e poi commenteremo evidentemente sulle prove tangibili che ci sono su questa e che ci saranno eventualmente su questa brutta storia. Per il momento godiamoci la serata del San Nicola, una serata che hanno risposto, alla quale vogliono partecipare, più di 53.000 spettatori che affollano gli spalti di questo meraviglioso impianto costruito, lo ricorderete, in occasione dei mondiali italiani del 1990. In questo stadio si giocò anche la finalina tra il terzo e il quarto posto, immaginate un po', tra Italia e Inghilterra, vinta dagli azzurri di Azzelio Vicini, che si assicurarono la terza posizione in quel mondiale dove forse, anzi senza forse, meritavamo sicuramente di più. C'è Cavazzulli sulla corsia di sinistra, la sventagliata in profondità, gli azzurri che rientrano in possesso di palla proprio con Jack Bonaventura all'altezza dei 40 metri, in coabitazione con Locatelli a sinistra di Marco che prova ad attaccare. C'è Kenny immediatamente servito, il giocatore della Juventus punta l'avversario, passo doble, va sul fondo, il cross in mezzo, poi la respinta corta, Bonaventura in area, prova il tiro di sinistra, viene fermato all'ultimo momento e poi una conclusione di Locatelli col collo esterno destro con il pallone che sibila alla sinistra del palo della porta, difesa da Bonello, prima opportunità potenziale per gli azzurri con questa conclusione del regista della Juve. L'aveva avuto anche Bonaventura il pallone giusto da scaraventare in rete, forse è ceduto nel tentativo di dribbling dei 16 metri avversari, ha aspettato troppo semplicemente. Tiro dalla bandierina in favore della nostra nazionale, dall'estremo settore di sinistra andà ad occuparsene Giacomo Jack Raspadori con l'interno del piede destro e probabilmente la traiettoria a rientrare verso la porta difesa da Bonello. C'è anche Di Marco nei pressi, potrebbe andare con l'interno sinistro e quindi con la traiettoria contraria, alza il braccio destro Raspadori ad indicare uno schema ai suoi compagni di squadra, il traversone che parte, il colpo di testa, lo traversa degli azzurri, un colpo di testa se non andiamo errati di Bonaventura, proprio lui può essere stato, o probabilmente vediamo il numero 14, no, Gianluca Mancini. Gianluca Mancini, il difensore centrale della Roma, è andato a colpire di testa in maniera molto molto precisa, proprio centralmente ma in maniera potente, pallone che si è stampato sulla traversa, si è salvata Malta, prima opportunità chiara da gol per gli azzurri. Intanto attenzione, Ken al limite, entra in area, vince un contrasto, prova a girarsi con il destro e siamo avanti noi. Esattamente al minuto 23 nel corso del primo tempo cambia il parziale al San Nicola il signor Bonaventura. Jack l'ha messa sotto l'incrocio dei pali con una conclusione a giro, l'interno piede destro. Che ritorno per il centrocampista viola con la maglia azzurra. Con il primo gol in maglia azzurra, alla 16ª presenza, a 34 anni, sì, poteva sbloccarla forse il giocatore più in forma della nazionale in questo momento. Lui è rilassato, sereno, l'abbiamo visto in settimana a Coverciano, certo, prima poi che succedesse quello di cui tutti quanti hanno parlato e anche noi in questa fase. Comunque gran gol di Bonaventura, si è girato, perfetta la sua conclusione con il destro, forse è stata anche una deviazione di un giocatore maltese. C'è stato un tiro molto molto preciso proprio di Bonaventura verso l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Bonello, non ci ha potuto assolutamente arrivare l'esterno difensore maltese e al 22esimo siamo in vantaggio per 1-0. La rete di Jack Bonaventura che sblocca la partita, una rete che insomma aspettavamo, perché un giocatore importante, un giocatore che a 34 anni si è ripreso la maglia azzurra dopo le belle parole spese per lui da Luciano Spalletti. Dopo tre anni dall'ultima presenza nel 2020, un amichevole contro la Moldavia, però ripeto, è anche il primo gol nella
nella carriera di Jack e Bonaventura con la maglia della nazionale. Gol meritatissimo da questo ragazzo che sta veramente disputando un gran campionato con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, così come del resto tutta la squadra viola. Di Marco da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta avversaria, il traversone che parte in mezzo, il colpo di testa, il pallone che finisce sul fondo dopo la spizzata di Gianluca Mancini. Ci ha provato Locatelli a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta valtese, ha mancato anche se non di molto il bersaglio. Pallone che circola nella tre quarti campo di Malta, Zurich però non riescono ad affondare, ci provano ora a destra con Berardi, mette palla sul sinistro, il traversone che non è a parte, ancora su Ilaria Camenzoli, il numero 11, il tocco a ritroso su Locatelli, 3 minuti di recupero da qui al termine del primo tempo. Si fa vedere ancora Bonaventura e questo pallone che non riesce ad inoltrarsi nell'area di rigore di Malta, poi Berardi di prima, il tocco per Barella, Berardi nel rigore sinistro, il ragazzo di Calabria raddoppia al minuto 45, 15 secondi per gli azzurri con il suo piede d'elezione, appunto il sinistro, è riuscito a disegnare la traiettoria al giro andando a baciare il palo alla destra di Bonello che nulla ha potuto in questa occasione, e il 2-0 per l'Italia e si va a riposo come auspicavamo con il doppio vantaggio. Magari chissà, mancano ancora 2 minuti, sì, quindi certo, qualcosa potrebbe ancora accadere, e questa sarà una grande azione con Berardi e poi con Barella finalmente protagonista quasi a memoria. Questa volta riesce invece il meccanismo, funziona il meccanismo della nazionale, poi la tecnica di Berardi che apre questo sinistro con la conclusione imparabile che tocca il palo prima di entrare in rete. Questa è una nazionale che tecnicamente ha dei numeri importanti, adesso al di là dell'avversario. Ci sono giocatori forti, quelli che non sono a disposizione di Luciano Spalletti, ne abbiamo parlato per le note vicende all'inizio in presentazione di questa partita, ci riferiamo ovviamente a Sandro Tonali e a Niccolò Zaniolo, ma ci sono dei ragazzi che stasera stanno dimostrando quanto quella cifra tecnica, quanto il valore tecnico sia importante in una partita di calcio. Due gol simili, assai simili, d'accordo, il primo con il destro a giro verso il secondo palo, il secondo con il sinistro da destra sempre a cercare il montante più lontano, ma entrambe le conclusioni vincenti dei nostri calciatori molto molto dotati tecnicamente. Di Marco che uncina il pallone, poi serve sulla verticale sinistra per Ken che sfida l'avversario, lo fa fuori con un dribbling a rientrare, entra in area, retropassaggio, Barella prova a girarsi, colpito, crediamo proprio Berardi, la conclusione del giocatore nerazzurro, pallone che finisce fuori, ma insomma dobbiamo dire che in questo caso, anzi si trattava di Raspadori, è stato sfortunato l'attaccante del Napoli perché la sua girata sembrava molto molto pericolosa, l'ottimo lavoro di Ken, la posizione di alla sinistra, il passaggio per Berardi che è andato a girarsi, il pallone che era indirizzato verso la porta e ha colpito Berardi, a Bonello battuto, ancora Bonello che sbaglia in area di rigore, Raspadori salta tutti, Ken aspettava semplicemente di depositare il pallone in porta sulla traversone da parte del numero 10, c'è stato un intervento provvidenziale di un difensore maltese proprio all'interno della sua area piccola, a Bonello battuto, Bonello che ne aveva combinata un'altra delle sue con un passaggio per un compagno, Muscatti, è arrivato da Spadori, l'ha messa in mezzo, è stato bravissimo a Papp a chiudere la traiettoria di quella cross basso molto ravvicinato, Ken non doveva far altro che spingere la palla nella porta ormai sguarnita, altra opportunità per gli azzurri. Di Marco con l'interno del piede sinistro, traiettoria rientrare rispetto alla porta avversaria, Mancini che prova ad arrivare di testa prima di lui, invece il portiere maltese, i difensori ora di Marcolini che provano a rilanciare lungo, corre si Joseph Bongo, ma è un netto vantaggio su di lui Donnarumma che si permette addirittura un controllo indirizzato col piede destro, l'Italia è già in posizione d'attacco con Raspadori che entra in area da sinistra, punta l'avversario, cross arretrato, Ken che mastica il traversone, arriva Berardi, 3-0 per l'Italia, il ragazzo di Calabria questa volta col destro dopo un'altra topica della difesa maltese, è riuscito a depositare alle spalle in questa occasione dell'incolpevole Bonello, 3-0, 19esimo in corso, siamo nettamente avanti noi rispetto alla nazionale maltese, siamo nel secondo tempo, Italia 3 Malta 0 pochi secondi fa, Domenico Berardi per la sua doppietta. Sì, Ken è andato in area di rigore sulla discesa prepotente di Raspadori a sinistra, cercato di concludere, non era un velo in realtà, era un liscio, quello di Ken, è arrivato a Berardi con grande sicurezza, un
momento di forma straordinaria da parte del giocatore del Sassuolo, gol per lui numero 7 e 8 con la maglia della nazionale. Il cross di Raspadori da sinistra, il colpo di testa ad opera di Bastoni che riceve nuovamente il pallone, la posizione impossibile, coglie il palo esterno, si trova però in quel momento in posizione di fuorigioco. Rischiamo di trovare il quarto gol con un difensore da una posizione a dir poco decentrata, ma con un sinistro prepotente e molto violento che è andato ad impattare il pallo esterno della porta difesa da Bonello. E comunque una posizione di fuorigioco di Darmian al momento del colpo di testa, prima del tentativo di tap-in dello stesso Bastoni ad opera di Darmian. E quindi 46esimo e 40 secondi, si andrà avanti fino al 48esimo per effetto di 3 minuti di recupero concessi dal signor Strukan della federazione e croata. Azzurri che hanno dominato in lungo e largo la partita, non hanno concesso assolutamente nulla agli avversari, sono andati a segno per 3 volte con delle combinazioni convincenti, anche con gol di pregevolissima fattura, in particolare quello, il primo di Bonaventura e il primo di Berardi, che poi ha chiuso la sua prova con la doppietta nel secondo tempo, un interno collo destro sulla buona iniziativa a sinistra di Raspadori. Insomma, una nazionale che in qualche modo, almeno per 90 e più minuti, ha lasciato che i tifosi azzurri potessero dimenticare, in qualche modo potessero appunto mettere da parte i problemi di cui si parla e tanto in queste ultime 72 ore. Ma insomma è una vittoria che ci porta a Wembley con una certa convinzione, con determinate certezze. Quella sarà una partita da giocare con il massimo dell'impegno, ci mancherebbe altro, ma sarà una partita che, se condotta in modo positivo dalla nostra nazionale e se finirà con un risultato positivo per la nostra nazionale, potrà scortarci alla qualificazione verso Euro 2024 la prossima estate in Germania, dove dovremo tornare ad essere assoluti protagonisti. Intanto Odoge prova a farsi luce tra molti uomini, sempre Frattesi in area di rigore, tentativo di sinistro, rete! Ancora Frattesi, che evidentemente ci ha preso gusto con la nazionale dopo la doppietta nella sua ultima apparizione. Il centrocampista dell'Inter va a segno anche nel finale di partita, all'ultimo minuto di recupero contro Malta, calando il poker in questa serata di Bari. Quindi gli azzurri che ora conducono per 4-0, si è concluso abbondantemente il terzo e ultimo minuto di recupero concesso al direttore di gara, abbiamo raggiunto il quarto gol con Davide Frattesi, ostinato, caparbio nel condurre questo pallone al limite dell'area di rigore avversaria e poi chiudere con il sinistro verso il palo, lì dove Bonello non poteva assolutamente arrivare, visto il pallone rotolare alle sue spalle per la quarta volta l'estremo difensore maltese. Crediamo che su questo gol del nostro numero 14, il centrocampista dell'Inter ex Sassuolo, possa chiudersi la partita. È una partita che l'Italia ha stravinto per 4-0 contro una nazionale inconsistente come quella maltese, ma ripetiamo, è un buon viatico in vista di Wembley martedì sera. Finisce qui la serata di Bari, finisce qui la partita giocata dagli azzurri contro Malta, 4-0 il risultato finale. Vi abbiamo detto tutto, vi riepiloghiamo semplicemente i marcatori del primo tempo: Bonaventura e Berardi, nel secondo tempo Berardi e ancora Frattesi dopo la doppietta dell'ultima apparizione in azzurro. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Paolo Ranaldi e Mauro Lorenzo, per i più che mai interventi accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che a Bari l'Italia ha battuto Malta per 4-0. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.